Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. In Italia più di 3.600 morti in un anno. La storia di Enrico che piange suo figlio e dopo anni non ha ancora avuto giustizia. Giovanna Cucera. Io passo due volte al giorno, faccio questa strada e per due volte al giorno vivo il dramma di mio figlio. Rivedo il sangue suo vicino lì dove sono i secchi dell'immondizia. Enrico non si dà pace, il tempo per lui si è fermato qui sulla Tuscolana a Roma. Era la notte del 22 dicembre 2008, l'auto di suo figlio venne travolta da un'altra che viaggiava a 120 km orari su un tratto in cui il limite è di 50. Avevo fretta, dichiarò il conducente ai vigili urbani, mentre Massimo moriva, aveva 30 anni e tutta la vita davanti. Non è possibile che a 1.000 metri da casa mia mi uccidano un figlio e io non lo venga a sapere. Noi, la nostra famiglia, noi dormiamo e mio figlio sta morendo dentro un ospedale. Nessuno avvisò dell'incidente i genitori di Massimo, che scoprirono soltanto il giorno dopo dall'ufficio informazioni dell'ospedale San Camillo che loro figlio era morto. Dopo il dramma, l'odissea giudiziaria, 5 anni trascorsi tra le aule del Tribunale di Roma. Il primo grado ha condannato il responsabile della morte di Massimo a 2 anni e 8 mesi di carcere per omicidio colposo, ma c'è ancora l'appello. Non è possibile che tu uccidi in questa strada qui a 120 km all'ora viaggia e questo qui il giorno dopo stava tranquillamente, magari con la macchina della mamma, a passo e nascere in giro con la fidanzata. Massimo lavorava in questa officina con il padre, i motori erano la sua passione, parcheggiata in un angolo la sua moto, sulle pareti le sue fotografie. Quando muore un figlio, muore tutto, noi siamo stati condannati a un ergastolo di dolore. Un ergastolo che stanno scontando migliaia di famiglie in tutta Italia, ognuno con una croce su cui pregare e una foto da stringere al petto. I numeri di morti e feriti sulle strade italiane sono da guerra, secondo la Fondazione ANIA, solo nel 2012 3.653 le vittime.